Salve a tutti! Le scuole stanno per terminare e noi mamme siamo sempre alla ricerca di qualcosa di originale per far passare il tempo ai nostri bambini. Quello che vi propongo oggi è un progetto molto semplice che potete sfruttare non solo nel periodo estivo, ma anche, non so, magari durante un'influenza o anche più semplicemente durante il weekend. Realizzeremo dei sacchettini con della pittura dentro, perché ci permetterà di creare un effetto marmorizzato. I bambini si divertiranno a miscelare i vari colori, quindi vedere gli effetti e i movimenti che si possono creare utilizzando due o tre colori per sacchettino, e il tutto assolutamente in modo pulito, quindi senza macchie, senza rischiare di macchiare tappeti, vestiti e così via. Il tutto sarà, la pittura sarà rinchiusa all'interno di questo sacchettino. Loro si divertiranno e voi mamme non avrete nulla da pulire. Pronte per vedere com'è semplice realizzarlo? Allora venite con me! Per creare la pittura marmorizzata come questa per bambini abbiamo bisogno di una busta di questo tipo, quindi di plastica. Io ho scelto queste IKEA e hanno una decorazione sul fronte. L'ideale sarebbe trovare una busta senza decorazione. In ogni caso i bambini si divertiranno comunque perché il colore andrà a coprire la decorazione. Poi ci servirà dell'olio per bambini, dei colori acrilici o dei colori a tempera, comunque dei colori a base d'acqua, dei glitter o porporina ed infine dello scotch da imballaggio. All'interno della busta inseriamo l'olio. Non dobbiamo esagerare con l'olio, dobbiamo semplicemente bagnare tutto il sacchetto e quindi partiamo dall'alto verso il basso. E poi facciamo in modo che tutto il sacchetto sia pieno d'olio. Mettiamo i colori. Inseriamo i glitter. Chiudiamo il sacchetto e lo sigilliamo con lo scotch da imballaggio. Adesso possiamo divertirci a marmorizzare e a giocare con questa pittura marmorizzata e glitterata. Sono stati semplicissimi da realizzare, non trovate? Allora, provateli con i vostri bambini e fatemi sapere cosa ne pensate. A presto, ciao ciao!